richieste e non sentenze definitive. Basta precisare questo per capire che il processo sportivo in merito all'inchiesta sul calcio scommesse avviata dalla Procura di Cremona non è altro che un antipasto di quello che vedremo per tutta l'estate. Certo, la disparità di trattamento del procuratore Palazzi nelle richieste di alcune sanzioni a società e calciatori hanno fatto riflettere non poco i tifosi italiani ed è per questo che la FIGC sembra pronta ad esautorare Palazzi revocandogli il ruolo all'interno della federazione. Sarebbe come dire che il lavoro svolto finora non ha soddisfatto i vertici del calcio italiano. C'è voglia di pulizia profonda, autentica, non si può definitiva perché sarebbe troppo, ma la gente, gli appassionati di calcio vogliono giustizia vera. L'amarezza del presidente della Nocerina Citarella, espressa nella lettera inviata a Napolitano, Monti e a chi guida il Palazzo del Calcio, non a Palazzi, è il pensiero di moltissimi tifosi che vogliono vederci chiaro. Petrucci, Abete e soci sanno che il rischio è grosso, sanno che i tifosi, non caproni, che puoi mettere in fila qualunque cosa succede. I tempi sono cambiati e il rischio sarebbe l'ulteriore spopolamento degli stadi e chissà una diminuzione forte dei contratti con le piattaforme satellitari e digitali che reggono per inciso le sorti del football italico. Insomma, urge prendere provvedimenti. Nello specifico, visto che il discorso che facciamo è generico e non certo puntato su una o più squadre, per la Nocerina le porte della Serie B potrebbero riaprire se le inchieste delle procure di Bari e Napoli facessero venire fuori un marcio ancor più maleodorante di quello di questi giorni. Con Palazzi o senza Palazzi, la Federazione Italiana Gioco Calcio non può giocarsi una credibilità già compromessa da altre vicende negli ultimi anni. È l'ora del colpo di spugna, senza guardare in faccia a nessuno, senza pensare a chi eventualmente potrà fruire delle sentenze. Ne va del futuro del nostro calcio.